Buonasera, buonasera a tutti. Rispondo velocemente a un commento che mi ha fatto, ce l'ho un'approvazione, lo lascio lì, non lo pubblico per il momento, ne discuteremo poi insieme. Carmen T. Carmen T, io non ho infangato la tua persona, se poi tu hai la coda di paglia e sono problemi tuoi, io non ho detto che tu ti sei fatta l'iPhone e vatti ad ascoltare la mia live con i soldi guadagnati da YouTube parlando di Giuseppolo e Serena. Non ho detto queste parole, ma tu stai diventando esattamente come la feccia che stai frequentando. Rigiri la frittata a comodo tuo, ma la mia live, a differenza di quelle di Giuseppe e degli altri, sono ancora là. Quindi non andare per partito preso perché ti hanno riferito quello che gli faceva comodo. Vatti ad ascoltare la mia live e poi parli. Uno, perché nella mia live non esiste che io ho detto Carmen T con i soldi del ricavato parlando di Giuseppe e Serena Troppa ci si è fatta l'iPhone. Ho detto si è fatta l'iPhone ma anche un lavoro. Vatti a guardare la live per piacere, ragazza, ma che suola. Ecco, quindi cara Carmen T, chi infanga il tuo nome e la tua immagine sei tu stessa, non io, perché sei tu che fai da ruffiana a due elementi del genere tossici e alcolizzati. Tu lo fai, non io. Ed è questo è quello che fai vedere, perché pure nell'ultimo video che hai fatto non fai altro che continuare a dare ragione a certi elementi e paragonarli a una coppia normale. Io ti ho dato un consiglio, cara Carmen T, se tu cerchi il dissing con me hai sbagliato persona, perché io le cose te le dico una volta in faccia e ricordati, chi parla in faccia non è traditore, a differenza di chi difendi tu e a differenza di chi fai la rufiana. Che sia ben chiaro, perché tu stessa hai detto che e hai pubblicato gli short di Serena che aveva paura, era terrorizzata, voleva averci più a che fare, perché lei sarebbe tornata con lui solo quando si sarebbe ripulito. No, Carmen T, tu stessa hai detto che si erano lasciati per questo motivo e lo hai anche detto nei tuoi video e l'hai fatto dire anche a Serena tramite short e anche attraverso la madre. Tu hai fatto da rufiana e da tramite a queste persone. Tu lo hai detto ed ora che fai dici non si sono mai lasciati, erano distanti perché lui era a Milano e lei era a Latina. Ma chi volete pian per culo, Carmen? La gente ha orecchi, occhi per sentire, non è tutta manipolabile. Abbiate pazienza. Se tu vuoi girare la frittata a tuo favore, ma fai quello che ti pare. La mia live è là, a me parole che non ho detto in bocca non me le mettete. Sei stata e lo sei ancora tuttora una ruffiana e lo hai dimostrato tu. Non te l'ho affibbiata io sta cosa. Lo dimostri nei video dal primo che hai cominciato fino all'ultimo. Tu che presenti le mail di una presunta madre di Serena e chi ce lo dice a noi che era la madre? Perché lo dici tu? Tu sei stata dietro a tutto quello che loro ti hanno fatto credere. E ora vuoi pulirti la coscienza buttando fango addosso a me, dicendo che io non ti devo infangare. E no, bella Carmen, con me i giochetti non funzionano. Passi lunghi e ben distesi, cara. Ok? Perché una persona che, come dici tu, i soldi se ne guadagna lavorando 8 ore dalla mattina alla sera e come dicono hai anche un buon posto di lavoro, non si va a perdere con certi disagiati, drogati e tossici qua su YouTube. Quindi da me, lontano un palmo dal culo mio e passi lunghi e ben distesi. Carmen, io non ce l'ho più per nessuno, tantomeno per te. E sai che ti dico? Visto che fai la ruffiana e alimenti, cioè praticamente tu aiuti a queste persone a truffare i propri utenti, perché tutti e tre avete preso per culo gli utenti. Prima avete detto una cosa, poi ne avete detto un'altra, e Serena è terrorizzata, ma Giuseppe non è affidabile, Giuseppe è pericoloso, ma voi gli date le donazioni e non fate altro che alimentare la sua dipendenza da droga e da alcol. Ma perché tu che hai fatto fino adesso? Non li hai aiutati? Non li hai difesi? È già la seconda volta, Carmen, che mi dici a me che io dico falsità o che io infango qualcuno. Non uscire fuori per la persona Benino che difende questi due tossici. Eccola un'altra sammaritana. No, con me ne attacca, Carmen. Quindi te lo da me. Un palmo dal culo mio e passi lunghi ben distesi, tu puoi fare quello che vuoi, ma a me parole in bocca che non ho detto, non li metto, ripeto, l'ho detto nella live e lo dico, sei stata e sei una ruffiana.
Per me siete tutti e tre d'accordo, per visual e quant'altro. Per quale persone? Io non pio per culo i miei utenti. Io quando dico una cosa è quella all'infinito. Non che faccio fate con voi, no, prima una cosa, poi un'altra, prima una cosa e poi un'altra, prima una cosa e poi un'altra, per poi giungere alla fine che non si sono mai lasciati. E tu gli sei stata dietro. Lo vuoi negare? Beh, basta che gli utenti guardano i tuoi video dall'inizio della storia fino adesso. Guardano i miei dall'inizio della storia fino adesso. Io quella cosa ho detto e sono arrivata alla fine sempre con la stessa storia. Che questi due elementi stanno via per culo tutti quanti. Non ho cambiato versione. Ogni due per tre. Tu, insieme a Giuseppe e Serena, avete cambiato versione ogni due per tre. E qua chiudo l'argomento, cara Carmen. Lasciami fuori dalla tua bocca. Perché comincia a puzzare merda pure la tua. Scusate, raga, ma quando ce l'ho, ce l'ho.